L'Expo di Parigi del 1889. Il 6 maggio del 1889, per festeggiare il centenario della Rivoluzione francese, si inaugurava l'Esposizione Universale, che per la quarta volta si svolgeva a Parigi. Fu probabilmente l'Expo di maggior successo rispetto a tutte quelle svolte negli anni precedenti, passata alla storia per l'edificazione di una gigantesca torre alta oltre 300 metri, che diverrà monumento simbolo di Parigi e della Francia, la Tour Eiffel. L'intento degli organizzatori, come accennato, era quello di festeggiare il centesimo anniversario della Rivoluzione Repubblicana. Ma ciò creò seri problemi alla partecipazione di altri stati europei, ancora retti dalle monarchie. Pertanto, almeno ufficialmente, paesi come Gran Bretagna, Italia, Austria-Ungheria, Russia e tanti altri non aderirono alla manifestazione. Ufficiosamente, invece, comitati promotori locali, composti dai principali produttori nazionali, parteciparono all'Expo anche in maniera numerosa. Gli spazi vuoti dei padiglioni ufficiali furono inoltre colmati dalle emergenti nazioni del Centro e Sud America e dall'ampio spazio dato alle colonie francesi. Alla fine i paesi partecipanti furono 35, mentre il numero dei visitatori superò abbondantemente i 32 milioni. Sotto la direzione di Adolf Alfand, la superficie espositiva di 96 ettari fu divisa tra lo spazio ormai storico di Campo di Marte e del Trocadero, con l'aggiunta della spianata des Invalides. A Campo di Marte fu costruita una futuristica galleria delle macchine, su disegno dell'architetto Ferdinand Dudert. Lunga 420 metri e larga 110 metri, era coperta da un enorme tetto in vetro senza supporti centrali che ne faceva la struttura di questo tipo più grande d'Europa. All'interno, l'edificio era attraversato da piattaforme elettriche sopraelevate, in grado di trasportare i visitatori. Sempre nello spazio di Campo di Marte trovarono alloggio il Palazzo delle Belle Arti e quello delle Arti Liberali. Nello spazio della Spianata des Invalides furono invece alloggiate principalmente le esposizioni coloniali e delle armi. Una moderna ferrovia leggera, la Decaville Chemin de Fer, univa con un percorso di 3 km i due spazi espositivi. Sotto l'influsso dello sviluppo delle scienze umane, in particolare dell'etnografia e dell'antropologia, furono organizzati anche percorsi che illustravano la storia e lo sviluppo delle abitazioni. Presente anche un percorso su usi e costumi delle popolazioni africane e del sud-est asiatico. A tale proposito, fu allestito un grande villaggio in stile africano, con ben 400 figuranti, attirando l'attenzione dei visitatori francesi, cresciuti con le letture dei viaggi esotici di Giulio Verne. In questo contesto è da segnalare anche la partecipazione di Buffalo Bill, che con il suo spettacolo ricostruiva l'atmosfera della frontiera americana, una pietra miliare per la successiva costruzione del mito del Far West in Europa. Dal punto di vista tecnologico, la manifestazione annoverava padiglioni e spazi dedicati al telefono e a combustibili nuovi come il petrolio. Ma elemento caratterizzante fu sicuramente l'uso di energia elettrica su larga scala. Le fontane dell'Expo erano in gran parte illuminate, creando avveniristici giochi di colori. Furono presentati inoltre i primi prototipi di veicoli con motore a scoppio da parte di due ingegneri tedeschi, Gottlieb Daimler e Karl Benz. C'era infine quella meravigliosa torre alta oltre 300 metri, creata appositamente per celebrare la potenza industriale francese. La Torre Eiffel, costruita dal celebre Gustave Eiffel, già costruttore di altre importanti opere in ferro, in Francia e nel mondo, era stata al centro di polemiche, poiché diversi intellettuali ne criticarono l'aspetto esteriore, chiamandola con disprezzo la mostruosa opera. Nei piani originali, la torre doveva essere successivamente smontata, ma l'interesse del pubblico decretò il successo della torre sui critici, divenendo da quel momento in poi il monumento simbolo di Parigi e della Francia intera.
L'esposizione si concluse il 31 di ottobre del 1889, lasciando il testimone nuovamente a una città degli Stati Uniti, Chicago, dove nel 1893 verrà organizzata una nuova esposizione universale.